Un bilancio è buono assolutamente, c'è uno spirito buono, credo che stiamo vivendo un momento molto positivo a livello societario, tecnico, eccetera, c'è una grande coesione, una grande volontà di fare, a cui ha contribuito molto il Presidente Berlusconi con le sue visite settimanali. E al di là dell'alternanza dei risultati, al di là dei punti, al di là degli 11 punti, mi sembra insomma che lo spirito del Milan di quest'anno sia molto molto diverso dallo spirito dell'anno scorso, e quindi mi fa pensare, mi fa sperare che le cose vadano meglio dell'anno scorso, quando sono successe tutta una serie di accadimenti mai successe, insomma, perché il Milan per la prima volta nel secolo non è andato nelle coppe europee. Ricordo che io sono uno statistico, quindi ho cominciato a contare le coppe dal 99 al 99-2000, che è la prima di questo secolo. Nei precedenti 15 anni abbiamo fatto 13 volte la Champions, due volte l'Europa League o Coppa UEFA come si chiamava. Per la prima volta non siamo andati nelle coppe europee, per la prima volta abbiamo cambiato tre allenatori, perché in 12 mesi si sono alternati tre allenatori. Voglio dire, il girone di l'anno scorso, il girone d'andata l'ha fatto un allenatore, il girone di ritorno l'ha fatto un altro, il girone d'andata di quest'anno l'ha fatto un altro. Insomma, quindi necessitava una presa di coscienza da parte di tutti, società, tecnici, giocatori e tutto il resto. Mi sembra che questa risposta è data assolutamente a livello di concentrazione, di impegno, eccetera. Non chiedetemi in che posizione finiremo, perché io non sono un indovino. Analizzo le cose che sono successe fino ad oggi e ripeto quello che è noto, perché dopo 28 anni il vento, credo di riuscire a captarlo, è che c'è un vento molto positivo.